Borgo Nuovo non dimentica Daniela Sali, la donna di origini marocchine, madre di due bimbi, lavoratrice in vetreria, uccisa 2 anni e mezzo fa, era maggio del 2019, dal marito. Quell'omicidio strappò una mamma e i suoi figli, provocò una lacerazione nei cuori della famiglia di Damiè e sfregiò l'intera comunità di Borgo Nuovo. Una comunità che ha deciso di non dimenticare, di non lasciare che quel gesto di violenza estrema cada nel dimenticatoio e diventi materia per freddi calcoli statistici sul numero di femminicidi. L'amministrazione comunale e l'istituto comprensivo hanno deciso di posizionare una panchina rossa. La panchina è stata collocata nel vialetto di accesso alla scuola, dove ogni giorno passano centinaia di bambini con le loro mamme e i loro papà. Fin dal primo giorno in cui io mi sono insediata in questo istituto, appresa la notizia, ho ritenuto necessario, che fosse posizionato qualcosa che ricordasse questo evento. La scelta di posizionare la panchina rossa vicino alla scuola è un messaggio molto importante, che ricorda ai nostri giovani quanto sia importante il rispetto nei confronti della donna. Vedendo quella panchina i grandi e soprattutto i piccoli si ricorderanno di Damia, solo così, non dimenticando quella mamma sfortunata e coltivando la cultura del rispetto, il suo sacrificio non sarà stato vano. Oggi è una giornata memorabile che i ragazzi ricorderanno per sempre e che tutta la cittadinanza di Borgonovo ricorderà per sempre, e a testimoniarlo sarà la panchina rossa posizionata nel viale che porta all'istituto.